gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Siamo insieme a Carmelo La Scala, l'autore dei due gol che hanno consentito alla Gioiese di battere il San Luca e di volare in vetta alla classifica del torneo di promozione. 3 gol in 2 partite per te, Carmelo, grande soddisfazione personale e di gruppo. Eh sì, sono contento per questo che mi sono messo in mostra grazie al mister in questo 1 anno e mezzo che sono alla Gioiese. E spero di continuare così. Tu hai detto bene, sei praticamente ritornato alla Gioiese dopo un bel po' di anni. Allora eri un giovane fuori quota, sì. Che aveva bisogno di maturare. Adesso forse hai trovato la giusta maturità per stare in questo gruppo anche come da leader. Da leader so, però ho trovato questa maturità grazie al mister e alla fiducia della squadra che mi ha dato, e sono contento di far parte di tutto questo e spero di continuare così al meglio per i miei compagni. Ti aspettavi un inizio così della tua squadra? In fin dei conti la mia squadra l'ho vista subito, è una buona squadra, giustamente tutti i ragazzi, tanti miglioramenti si possono fare. Infatti si stanno vedendo col tempo e giustamente cerchiamo di continuare così. Adesso Carmelo, la prossima sfida sarà un banco di prova importante. Dopo il Botricello e il San Luca ci sarà la trasferta di Africo, che è sicuramente una squadra allestita per far bene, quantomeno per tentare di arrivare ai playoff. Pensi che possa essere un banco di prova, un test probante per la Gioiese? Come lo affronterete? Sì, sarà un buon test sicuramente, perché l'Africo è una buona squadra, come l'ho vista, ma noi andiamo a giocarcela tranquillamente. Ok, grazie Carmelo e in bocca al lupo. Grazie a voi.